Buongiorno a tutti, benvenuti su scuolasuono.it. Oggi con noi abbiamo in videoconferenza, in chiacchierata Skype, Pierpaolo Polcari. Ciao Pierpaolo. Ciao a tutti, ciao Francesco. Un grande grazie a Pierpaolo per essere qua con noi. Pierpaolo è il produttore artistico degli Alma Megretta, sia in studio che in live, giusto? Confermi? Sì, vabbè, sono un membro della band, uno dei fondatori della band e spesso mi capita di essere, insomma, quello che si trova al centro della situazione poi di produzione in studio e di conseguenza anche dal vivo, perché poi le due cose in realtà sono abbastanza collegate. Sono uno dei tre Alma Megretta, però insomma sono quello che poi più si occupa di queste cose, ecco, diciamo. Tra l'altro, tu sei il personaggio che organizza proprio lo spettacolo, no? Quindi ti occupi un po' di metterlo a punto e di trovare soluzioni tecniche creative. Ma anche lì è gioco forza, nel senso che poi ti ripeto, i due caratteri sono abbastanza consecutivi uno dell'altro, quindi nel caso di quest'anno abbiamo chiuso il missaggio dell'album e subito dopo abbiamo cominciato a lavorare sul tour, ed era un tour che era incentrato chiaramente su un nuovo album, quindi su un lavoro che avevamo ancora caldo nell'hard disk, quindi diventano proprio due cose che si della quale una prosegue l'altra, ecco, quindi sì, in quel caso sì. E così è stato quest'anno con gli Alma. Tornavamo dopo un bel po' di anni, quindi avevamo materiale nuovo, volevamo fare uno spettacolo nuovo, e quindi si tratta di produrre uno spettacolo, significa produrre, equivale a produrre un disco, nel senso che sono metodi diversi, situazioni diverse, ma il tipo di processo è quello là. Certo, tra l'altro ci hai fatto un regalo enorme, hai prodotto un video nel quale intervisti anche il resto dello staff e ci fate vedere come integrate praticamente il video nei vostri spettacoli. Quindi parleremo anche di questo. Dopo questo contributo lo teniamo per i nostri allievi di Recording Turbo System. Se non sei ancora iscritto, puoi farlo in questo momento. Puoi iscriverti a www.recordingturbosystem.it e potrai così seguire integralmente anche questa intervista e tutte le altre. Detto questo, Pierpaolo, io ti chiederei, di raccontarci un po' qual è stata la tua storia formativa e professionale, come sei arrivato ad essere, il professionista che sei oggi. Ma credo, come spesso capita nelle professioni, diciamo così, ho iniziato studiando uno strumento musicale, anche se non il pianoforte, ma e la chitarra, ma comunque per tempi abbastanza relativamente brevi. Per quel che concerne il mestiere, tra virgolette, specialmente appunto se si tratta di raccontare come si produce uno spettacolo, chi lavora nel campo dei concerti a tutti i livelli sa benissimo che dietro una preparazione tecnica che è fondamentale, però i concerti che sono veramente una specie di prova sul campo proprio, con una possibilità, probabilità di variabili enorme che può capitare, nel senso che a parte non esiste il concerto perfetto, esistono variabili di tutti i generi che possono capitarti quando arrivi sul posto ogni giorno, quindi è uno di quei mestieri che veramente lo impari facendolo, On the road. on the road, assolutamente, dietro assolutamente delle basi tecniche, di conoscenza tecnica che tutti dovrebbero avere, che sono fondamentali anche per una questione di sicurezza. Però poi in anni e anni on the road, poi in un paese come il nostro, dove le strutture non sono certo all'avanguardia, dove quindi secondo me c'è bisogno proprio di più bravura proprio in questo lavoro, cioè diciamo dove tutto funziona è molto più facile. Da noi ti trovi in situazioni dove veramente lo spettacolo te lo devi reinventare tutte le volte, quindi impari così come molti dei miei colleghi, come molte delle persone che poi girano in questo, secondo me, fantastico mondo che è quello dei concerti, perché è ricco di personaggi interessanti e divertenti, però insomma c'è grande esperienza ed è quello il modo. Quindi così diciamo, questo è stato, se devo dire, probabilmente la cosa più importante, dietro comunque un continuo tentativo poi di aggiornarsi. Oramai è facile aggiornarsi anche in maniera
privata e così, insomma. Ho capito. E quindi diciamo il mondo dei concerti ti piace, insomma. Quando hai parlato del mondo dei concerti ti sei illuminato. Ma è affascinante come lo è quello dello studio. Noi per fortuna facciamo una professione che, nonostante le enormi difficoltà che attraversi, specialmente in questo periodo storico, comunque insomma è una passione, quindi ha un suo fascino e questo è indubitabile. Certo, adesso inizieremo a parlare un po' degli aspetti un pochino leggermente più tecnici, insomma. Però prima di arrivare là, io ti sarei grato se ci raccontassi qualche aneddoto, qualche situazione particolare che hai vissuto, non so, quelle che ti vengono, in mente prima, qualche aneddoto simpatico, che cosa è successo in un certo tour, in una certa data. È sempre bello sentire così pezzi di storia, insomma. Ne sono successe talmente tante che è difficile ricordarsene, ne sono successe tante, ti ripeto, poi appunto lavorando in Italia principalmente ti capita di suonare in luoghi dove veramente si può fare tutto tranne che un concerto, no? Aneddoti in particolare, al momento mi cogli impreparato, prima parlando con te in privato. Mi tornava in mente i metodi di registrazione pre-audio digitale, appunto ti raccontavo un sistema col quale abbiamo fatto un intero disco nel 1995, quindi insomma 20 anni fa, 18 anni fa, e ricordo questi tre ADAT sincronizzati con un Atari, con Cubase, insomma Era fantascienza per l'epoca. sembra la preistoria, considerando che ora si registra a 96 con un hard disk portatile e un Mac portatile. Noi invece eravamo su un'isoletta, tra l'altro, portammo queste cose per fare un disco a Procida, un'isola di fronte a Napoli con delle strade molto piccole. Avevamo questo all-in-it, questo mixer bellissimo, tra l'altro, da trasportare, e dove chiaramente non c'entrava nessun mezzo di locomozione, nel virgoletto, per portare questo mixer. Ricordo noi su un'Ape Car, questo mixer, farlo passare chiaramente preoccupandoci non tanto di niente, ma del mixer, cioè che era l'unica cosa da portare in salvo. Però insomma è divertente pensare che questo è l'altro ieri, e la tecnologia dell'audio recording ha fatto passi incredibili. Se si vedono, basta guardare i software attuali e le possibilità che ti danno. Questa è una cosa che io reputo molto positiva. Qualcuno storce il naso, ma credo che l'accessibilità faccia parte del progresso dell'uomo. Poi credo che poi il talento venga fuori in altri modi, in ogni caso. Sì, una volta uno studio di registrazione se lo potevano permettere solo personaggi con un certo tipo di budget, no? Certo, noi abbiamo finito ora l'album che abbiamo appena finito di registrare, questo per chiudere l'aneddotistica, diciamo, che abbiamo appena finito di registrare e che ci tenevamo, è un album che è nato e cresciuto a Napoli, ci tenevamo a farlo così. Alla fine l'abbiamo mixato alla Splash, che è lo studio più importante che c'è a Napoli, che è uno studio che è stato messo su, uno studio SSL, quindi assolutamente fantastico, una bellissima sala di ripresa. È uno studio che è stato messo su negli anni 80 da Peppino Di Capri, di sua proprietà, a dimostrazione, come dici tu, del fatto che all'epoca, ecco, un personaggio del genere poteva permettersi di mettersi uno studio. Poi lui, essendo uno particolarmente addentro a queste cose, ha fatto uno studio bellissimo, però insomma era proprio patrimonio di pochissimi, insomma, questa possibilità, mentre oggi con un po' di intelligenza e organizzazione non ci vuole una cifra piccola per ottenere comunque dei risultati ottimi, direi. Secondo te è possibile, cioè i nuovi talenti, diciamo, le nuove band, i nuovi artisti, come fanno a emergere? Cioè, ci troviamo di fronte in una situazione veramente drammatica da un punto di vista musicale, perché il supporto non si vende più. Come si fa a vivere di musica propria, secondo te, oggi come oggi? Per una situazione come la mia, che è una situazione abbastanza affermata, confermata, diciamo, è chiaro che è l'attività live, che è quella lì con la quale ti sostieni. La produzione degli album ha due, diciamo, obiettivi: da un lato quello della diffusione della tua musica, ovviamente, del fatto di
mettere su un supporto del tuo nuovo materiale, quindi a livello diciamo di documentazione è fondamentale. E dall'altra parte c'è tutto il ragionamento, tutto il profilo commerciale dell'utilizzo della musica per sincronizzazione, per esempio di pubblicità, di film, di video. Diciamo che il lato editoriale dell'opera ha ancora un suo peso a livello commerciale, cosa che invece non ha a livello il supporto come vendita, perché non è una vendita bassissima. C'è una leggera crescita, c'era una leggera crescita delle vendite online, parlo dei prodotti MP3, però poi insomma sono venute fuori quest'altro paio di mazzate finali tipo Spotify. Che tra l'altro è una bellissima idea, però insomma con 10 euro ascolti 5 euro o gratis se vuoi subire un po' di spot pubblicitari, ascolti tutta la musica che vuoi per sempre con un catalogo enorme. È chiaro, come emergere è un discorso, è una domanda che probabilmente non è giusto fare a me, perché io sono emerso quando ancora c'era un colpo di coda di etichette discografiche che funzionavano, distribuzioni che avevano un senso, negozi di dischi. Era già una fase terminale, perché probabilmente l'ultimo periodo buono sono stati gli anni 80. Però comunque io mi sono affidato ai canali che erano i canali standard, che erano quelli di contattare un'etichetta discografica, a fare un contratto, affidarsi, diciamo, a una struttura che distribuisse la tua musica. Ora mi sa che la situazione è molto diversa. A pelle mi sento di consigliare assolutamente di non affidarsi a un'etichetta discografica, perché sono rimaste in poche e mi sembrano dei filtri oramai inutili. È chiaro che la cosa più importante è riuscire ad avere una diffusione quanto più ampia possibile in questo mare magnum di musica su internet, avere una diffusione il più alta possibile. La diffusione si ottiene attraverso canali come possono essere gli uffici stampa. Ecco, diciamo che un management al giorno d'oggi credo che sia più importante per prendere contatti, per diffondere il proprio nome, che per prendere contatti per firmare un contratto. Ecco, diciamo che non ci sono più contratti da firmare, c'è però direttamente un pubblico da andare a incontrare, a pescare direttamente. Quindi diciamo che probabilmente è quello il gancio importante, piuttosto che il contratto con la discografica, che ti ripeto, a parte che non esistono più, ne esistono pochi, sono pochi casi virtuosi che fanno ancora un ottimo lavoro. Poi io non sono assolutamente contro l'idea di etichette discografiche, parlo di quello che vedo di fronte a me. Per esempio, ecco, ultimamente mi sono un attimo interessato. Se vuoi fare dei nomi o dei cognomi, va benissimo. Ma guarda, ecco, questo volevo dire, ci sono dei casi virtuosi, favolosi, che mantengono alto questa professionalità, come ultimamente mi sono interessato di più a un'etichetta italiana indipendente che si chiama La Tempesta, che è un'etichetta creata da una band, guarda caso, non da persone vestite in grigio dietro una scrivania, ma da una band che probabilmente tra Allegri Ragazzi Morti, nello specifico, che io non conosco personalmente, ma che probabilmente hanno saputo affrontare la cosa con la consapevolezza di chi è passato attraverso un contratto discografico, e hanno messo su un'etichetta italiana indipendente che fa musica italiana, spesso cantata in italiano. Quindi mi fa assolutamente onore, ragazzi, questa cosa. Ho visto il catalogo, che è di tutto rispetto. Ecco, quello è un caso di estremamente virtuoso. D'altro canto, ripeto, probabilmente è più importante riuscire a procurarsi i contatti giusti per diffondere la propria musica che un canale per stampartela, dove poi non si sa, insomma, basta avere un contatto con un aggregator per far uscire i propri dischi in vendita su iTunes. Non è una roba difficile. Quel che è difficile è emergere proprio sotto il profilo proprio della diffusione. Certo. Mi accennavi prima a Spotify, no? Ma io ero, nella mia ignoranza, devo dire che non è che mi sia documentato sull'argomento, però ero convinto che Spotify, bene o male, riconoscesse qualcosa agli artisti. Non riconosce, infatti, non riconosce se non in una parte minuscola. Quindi, insomma, infatti,
Dicevo, Spotify è una gran bella cosa per gli ascoltatori di musica, però è la mazzata finale per chi sperava di riuscire a creare almeno un mercato online attraverso la vendita degli MP3, lì proprio mazzatone finale, anche se comunque leggevo anche di molte etichette indipendenti americane che non avevano chiuso l'accordo con Spotify perché appunto ritenevano la cosa non interessante, cioè non soddisfacente sotto il profilo delle percentuali, perché che mi sembra di capire siano veramente molto molto basse per editori e artisti. Comunque anche io su questa cosa in particolare conosco il software, ma poi sul come, so che insomma Sul risvolto. divide percentuali molto basse, ma oltre non so dirti. Ma gli Alma Megretta ci sono su Spotify, vado a cercarli, Sì, la maglietta ci sono perché la Universal c'è. La BMG anche, che è la nostra vecchia etichetta, però sono molte etichette, leggevo insomma una serie di una lista di etichette indipendenti che avevano rifiutato l'accordo. certo. Ok, allora io ho detto questo. Inizierei a introdurre il discorso per cui siamo qua, quindi l'organizzazione e la pianificazione del live. Noi abbiamo creato questa chiacchierata chiamandola i 7 step dell'organizzazione del live professionale. Quindi ti seguiamo in questo percorso. I primi due li svisceriamo subito e gli altri 5 li lasciamo per la parte avanzata successiva dell'intervista che rimarrà a disposizione dei nostri allievi della nostra scuola. Quindi possiamo partire, punto numero 1, che album hai e che band hai? Che band hai? Sì, questo è il primo step che ovviamente è fondamentale per capire che tipo di spettacolo stanno ad affrontare. Quando dico che band hai, significa sicuramente che tipo di band, che tipo di musica suona questa band, in che scena si va a porre, ma anche che tipo di forza proprio sotto il profilo contrattuale a questa band. È chiaro che ci sono almeno 3-4 livelli, diciamo, di concerto, se non 5 o 6, e chiaramente la band va posizionata. Questo è un lavoro, tra l'altro, che è assolutamente a monte e che è un lavoro che riguarda l'agenzia di booking e il management. Ma pensare a un'installazione e pensare a un concerto dalle fondamenta, un concerto che poi va venduto, significa anche fondamentalmente posizionare la band per produrre qualcosa che abbia un costo che sia sul mercato. Posso fare un'installazione? Cioè, facci capire queste 4 o 5 categorie quali sono. Vabbè, si parte chiaramente dal concerto, dalla band che gira con gli strumenti in macchina e trova un impianto sul posto, ad arrivare agli stadi che sta facendo Jovanotti. L'importante è posizionare il concerto per poi non produrre qualcosa di meraviglioso, ma assolutamente fuori mercato. L'intelligenza negli allestimenti, e questa è una cosa che accennava anche Puccio nel piccolo video che vi ho preparato, che Puccio è il nostro direttore di produzione, è quella di riuscire a avere delle idee buone, ma che siano anche delle idee che poi vengano amate una volta prodotte. Mi spiego: se ho una struttura meravigliosa ma che pesa 5 tonnellate, alla terza data i miei backliner, i miei facchini mi odieranno. La struttura è bellissima, il pubblico mi amerà, ma la crew mi odierà, e probabilmente anche i promoter. Quindi io devo avere sempre ben presente in che ambito mi muovo, specialmente in una situazione così esponenziale come quella dei concerti, perché quando organizzi uno spettacolo, che poi è lo stesso problema, dilemma di quando organizzi un film, le spese sono esponenziali, cioè non puoi dire aggiungo X e ottengo questo, perché quell'X lo devi calcolare al quintuplo, perché non sei in uno studio di registrazione, non sei in un luogo bonificato, sei dovunque, e quindi tutto quello che può succedere che tipo possa costare il triplo. Un taxi per raggiungere il centro costa 15 euro, un taxi per raggiungere il festival dove vai a suonare costa 50. Questo per farti capire come tutto, no? Anche quindi trasportare un piccolo baule da una parte all'altra può costare il triplo. Quindi è molto importante, quando dico che band hai, è proprio che tipo di spettacolo stai andando a fare sotto il profilo proprio commerciale della cosa.
E poi che album? Ho inserito questo nel titolo perché prendo a prestito quello che ci è successo quest'anno. Avevamo una band che non usciva con un album di inediti da 10 anni praticamente, e avevamo un album in uscita. Dovevamo quindi organizzare uno spettacolo che sicuramente raccontasse la band per la sua storia. Perché chiaramente una band che si riunisce dopo 10 anni per una serie di per lo zoccolo duro dei fans è comunque un'operazione di nostalgia in qualche caso, in qualche modo, quindi bisogna assecondare questa cosa. Però avevamo un album in uscita e quindi volevamo incentrare tutto lo spettacolo sull'idea dell'album. Quindi, che album mai significa qual è la sceneggiatura del concerto che devi andare a raccontare, no? Che può essere diversa anche per lo stesso artista di anno in anno può avere dei parametri diversi perché magari ha fatto un album un attimo diverso. E quindi sì, niente, comincia a ragionare su queste cose, comincia a ragionare su queste cose e comincia a farti un'idea, anche riguardo anche un'idea anche numerica, nel senso che cominci anche a regolarti su che tipo di pattuglia tra da artista, band, tecnici e management, che tipo di pattuglia vai a portare in giro, che tipo di crew vai a portare in giro, che può essere una crew escludendo una band media di 4-5 elementi, la crew può essere da 1 a 15 persone, quindi anche questo, sto parlando sempre di concerti di natura media, come può essere il nostro. Non è inutile andare poi a raccontare di concerti come quelli enormi, insomma, perché lì poi si perde un attimo il contatto con la realtà ed è difficile anche quantificare, è difficile anche capire in buona sostanza proprio il ruolo anche di ogni persona. Il ruolo di ogni persona che io reputo molto importante che i ruoli siano molto ben definiti già dall'inizio. Perché avere un ruolo molto ben definito significa avere una responsabilità molto ben definita. Se si rompe una cosa, c'è una persona che è responsabile di quella cosa. Se una cosa non funziona bene, c'è una persona, c'è un volo non è stato comprato, c'è una persona che è responsabile di quello. Che non significa fare la caccia alle streghe e quando poi il volo non è stato comprato, fai il rogo in piazza di quella persona. Però è una questione di chiarezza, perché insomma poi nell'ambito delle crew è molto facile lo scaricabarile, ah, io non c'ero, no, è una cosa che non faccio io di solito, bla bla bla. Quindi avere dei ruoli molto ben definiti, anche piccoli, se hai la possibilità di scomporre i ruoli per persone, ma che siano ben definiti dall'inizio, e ben chiari anche dall'inizio. Anche perché un tour è come un circo, è una cosa che si muove, quindi ti lasci dietro cose, perdi cose, rompi cose. C'è bisogno, insomma, che ci siano proprio dei ruoli, sia sui bisogni non reali, come può essere appunto un roadie che ti aiuta nei tuoi problemi quotidiani, sia invece un ruolo tecnico, come può essere appunto il responsabile, dell'impianto, per dire, che ne so, che invece ha un ruolo. Proprio che ha a che fare con cose insomma, molto precise. Alle 9 di mattina deve essere sul posto a montare le casse. Insomma, quindi, e quindi questi sono diciamo, i parametri che vai a valutare prima di cominciare. Nel nostro caso, erano parametri abbastanza standard. Sapevamo di dover affrontare un tour medio. Contingenze temporali fanno sì che in questi anni, insomma, la crisi si fa molto sentire, quindi logicamente bisogna inventarsi veramente, farsi un sacco di idee per riuscire a organizzare una cosa bella che si tenga molto nei costi. Quindi diciamo che avevamo più o meno molto presente queste variabili, molto meno quelle di natura creativa riguardo appunto all'album, eccetera. L'album si andava profilando con un suo concept ben preciso e quindi non è stato difficilissimo poi tradurlo dal vivo perché è un album che anche nella sua eterogeneità musicale però ha un filo conduttore molto chiaro. E quindi diciamo non è stato abbastanza semplice anche a livello proprio di trasmissione di immagini decidere cosa usare perché erano concetti molto precisi, quindi non c'era da inventarsi molte cose. Riguardo niente, questi diciamo erano.
Prima di passare allo step 2, vorrei farti una domanda. Nel vostro caso, o comunque generalmente, perché ovviamente mettere in piedi questo circo Itinerante. itinerante ha dei costi, chi mette i soldi? Nel senso, è un'operazione che fate voi, che fa la band, o avete dei produttori alle spalle? Parli dell'allestimento, Sì. cioè tutto quello che succede prima della prima data. Sono costi che anticipa l'agenzia di booking, che mette in conto che l'allestimento, la preparazione di uno spettacolo ha dei costi, come possono essere le prove, per esempio, della band, fino a un allestimento che poi è quello di cui parleremo più avanti. Sì, anche in quello si cerca di contenere il tutto al minimo possibile. Chiaro, le prove hanno un costo, l'allestimento ha un costo, però insomma si sono anticipi che l'agenzia di booking mette in conto e che conta, si fa un calcolo di andare poi ad ammortizzare su un tot di date. Per esempio, loro calcolano che appunto l'allestimento, la preparazione dello spettacolo, considerando che comunque un tour, quando lo si prepara così, poi a parte dei cambiamenti che si fanno via via, però è un tour che ti porti indietro per un paio d'anni comunque, poi è chiaro, lo modifichi via via, però a costo zero, diciamo, calcoli che appunto tu, agenzia di booking, calcoli che magari nelle prime 20-25 date lo andrai ad ammortizzare, e poi ne farai altre di date in cui potrai guadagnare appieno, questo diciamo. Chiarissimo. Ok, step 2 è lo spazio, nel senso proprio l'origine, proprio lo spazio che tu andrai, l'ingombro, diciamo, del palco e come lo vorrai occupare. Anche lì parti dai dei parametri che ti sono in qualche natura imposti, diciamo, dalla tua posizione sul mercato, ti rendi conto di poter andare in giro e troverai, chiederai di trovare un palco che è quello. Potresti chiedere una scheda tecnica al rider, una scheda tecnica, scusami, un palco di 80 metri, ma sai benissimo che nel 90% dei posti dove andrai a suonare quel palco non ci sta, quindi ti rendi conto, a seconda di chi sei, che tipo di palco. Il nostro è un palco standard, che però noi abbiamo lo spazio, l'ingombro del palco, noi l'abbiamo utilizzato in maniera non standard. Perché una delle prime cose sulle quali ragionavo era il fatto che mi piaceva molto l'atmosfera che si creava nella band sul palco quando suonavamo nei club al chiuso d'inverno, Ah, quindi molto vicini. quindi molto vicini, rispetto a questi palchi estivi che, a parte quelli dei festival, dove la grandezza dei palchi assume poi un carattere bello, insomma, è una caratteristica quella del festival, però spesso poi andare a fare dei concerti tuoi all'aperto in piazza dove richiedevi il palco, si va che non è molto grandi e spesso era un po' frustrante riuscire a riproporre la stessa energia. Quindi quello che ci interessa, quello che la prima cosa che ho pensato era quella di chiudere leggermente il palco rubando un paio di metri. In tutte le dimensioni, sia in profondità che in ampiezza. Questo proprio per ottenere un'intimità, diciamo, tra i musicisti che potesse ripropor, insomma, riproporsi così come succede d'inverno. Siccome questa cosa anche nella profondità la volevo ottenere, perché non mi piaceva questa cosa che il cantante era 10 metri in avanti, spesso succedeva rispetto a noi con le che abbiamo le due pedane dietro, e quindi abbiamo stretto anche il palco. Quando poi si è andato a ragionare su invece le americane del palco, cioè la struttura che poi mantiene le luci, sotto consiglio di Puccio, Puccio diceva: riguadagniamo un po' di profondità con le americane, nel senso, come tu hai voluto stringere, fin quando lo stringi in larghezza un palco va bene perché crei una casa che non è più un rettangolo, ma è un quadrato, va bene, però se lo stringi in profondità lì perdi molto forza delle luci riguardo alle luci. E quindi lui mi ha consigliato, attraverso questo uso, utilizzo di americane curve, di riguadagnare in profondità. Il palco sembra molto più profondo di quello che è, c'è questo cuneo dietro che gli dà molta spazialità, quindi anche le luci insomma, funzionano come funzionano le luci di un palco normale estivo, però riuscendo a ottenerlo in quello spazio là più ridotto.
Quindi siete riusciti a ottenere profondità ma intimità allo stesso tempo. Sì, e quindi lui si è inventato queste americane curve, delle quali avevo paura perché pensavo fossero una roba rara, costosa e preziosa, cosa che invece non è, sono solo un'alternativa. Anche lo smontaggio è uguale, anche lo storaggio è identico a quello di quelle tradizionali, è solo una scelta. E quindi niente, siamo andati avanti. Quindi la regola che possiamo estrapolare dal punto 2 qual è? Ah no, è più che una regola, diciamo che qui è stata proprio un'idea, nel senso che appunto un'idea di carattere anche abbastanza televisivo. E niente, è quella Tarare lo spazio, se non ho capito male. attarare lo spazio, quello assolutamente. Farsi un'idea del reale ingombro sul palco, tenendo presente che più vicino stai, meglio senti, se hai del buon materiale sul palco, perché invece no, se no, no. Ma questa è un'idea riferita a questo spettacolo. Quello che ne puoi trarre è che sì, diciamo che nell'organizzazione, anche solo dello spazio di un palco ci sta anche qualche nozione di scenografia, nel senso utilizzo della profondità, utilizzo di vari piani proprio di prospettiva, e sono cose importanti, diciamo, e sono cose anche semplici, ecco, diciamo che forse la cosa che si può tirare fuori da questo punto è questa, che con semplicità e un po' di idee, anche se giri con un furgone, con il tuo backline dentro e non hai strutture, però con un po' di, se ti inventi qualcosina prima e ci ragioni un attimo su, puoi comunque creare un tuo spazio, perché poi un'altra cosa importante alla quale tenevamo, e questo secondo me è una cosa importante e che io ritengo utile anche da consigliare, che quando abbiamo pensato a questo spazio, e quando abbiamo pensato a queste americane, e quando abbiamo pensato poi all'utilizzo dell'Edwall, come vedi nei video, che comunque è montato in una maniera particolare, abbiamo pensato proprio carta e penna di dare una specie di carattere al palco, ma con pochi elementi. Come vedi, non stiamo parlando di un allestimento ricchissimo, però con pochi elementi cercare di dare un carattere al palco, una riconoscibilità al palco e al tour. Oramai praticamente tu suoni la sera, la mattina dopo sei su YouTube, cioè i tuoi pezzettini di concerto sono su YouTube. L'idea che un tour a prima vista, a primo impatto, possa essere riconoscibile: ah, quello è il tour, quello lì fatto a strisce, è il tour quello che è bombato, cioè c'ha una sua forma il palco, che è un po' diversa dagli altri. Può essere anche la disposizione degli strumenti sul palco, può essere anche il colore degli strumenti sul palco. Diciamo che però dare un carattere al palco, ecco, magari strumento un po' più difficile perché non si vedono tanto, però dare un carattere, come se tu avessi un logo che tu vedi da lontano, è importante perché appunto, visto il mare, diciamo, di piccoli video di concerti che si vedono in rete, avere la possibilità che tu a primo impatto, a primo frame, riconosci quel palco perché l'hai visto, perché hai visto il concerto, è una cosa interessante. No, hai centrato, è veramente interessante sta cosa qua. Mi ricordo un bel po' di anni fa, un tour di David Bowie, quindi stiamo parlando di un livello molto più alto, era proprio l'inizio proprio i primi anni che si vedevano le cose su internet, proprio a cavallo tra no, anni 90, 99, 2000, e lui faceva questo tour che si chiamava Spider, qualcosa, non mi ricordo, Spider something. E il palco era un ragno, era questo enorme ragno, no? Che poi non era una roba, era un ragno che poi manteneva le luci e la struttura, quindi non era una roba incredibile, però cioè, non poteva essere altro che quel tour. Quando tu lo guardavi, il primo frame era quel tour e i musicisti erano sotto questo ragno, non potevi non riconoscerlo. Ecco, questo, diciamo, è un modo moderno per rendersi riconoscibile, trovare un'idea, creare una forma. Ho visto anche l'anno scorso Mogwai, che sono una band tra l'altro fantastica anche a livello musicale, che con tre barre LEDwell, veramente una roba minimale, trasportabile anche ai festival dove tu non hai la tua produzione, montavano tre barre LEDwell, avevano tre disegni, erano loro, li vedevi da lontano, erano i Mogwai live, e lì riconoscibilissimi. Quindi questa era un'altra cosa molto importante che volevo dire, e della quale abbiamo tenuto in considerazione, cioè che abbiamo avuto in considerazione.
A proposito dei LED wall, che tra l'altro poi avete spiegato bene, insomma, come nel video che faremo vedere dopo, come avete, diciamo, ottimizzato e sincronizzato l'audio al video, è una cosa veramente interessante. La cosa che volevo chiederti è, secondo te, esistono delle, diciamo, c'è la possibilità anche per chi va a fare dei live molto molto più a basso budget, nei pub, nei club, di portare il video all'interno dello show? Ma a livello di software, hardware, sì, perché oramai è una cosa che si controlla con un computer. La struttura deve essere dotata di un videoproiettore. I club di solito, specialmente quelli che poi si fanno anche discoteca, anche quelli che semplicemente proiettano le partite di calcio, quindi penso la maggior parte, hanno di solito un videoproiettore. Quello che poi devi portarti tu da casa è un computer con un software, ce ne sono vari, costano anche molto poco, anche molto semplice da usare, e poi diciamo una persona che si occupa di questa cosa, che credo Però potrebbe essere un elemento vincente, no? Questa, diciamo, l'aggiunta. potrebbe assolutamente esserlo, e oramai è una roba importante. È una cosa che riguarda molto i club, riguarda molto sicuramente i DJ, però anche le band. Usare delle immagini può essere importante perché puoi dare un messaggio in più alle persone, puoi trasmettere un messaggio in più. Poi dipende anche dal tipo di band, però per esempio la band che fa musica molto strumentale, avere comunque una trasmissione di dati, di messaggi attraverso delle immagini può essere importante. I DJ oramai sono, insomma, dappertutto, fanno un ottimo lavoro. Secondo me hanno sostituito per importanza i luciai, anche se comunque lo spettacolo di luci mantiene la sua importanza fondamentale. Però a livello, ecco, di creatività, di messaggio, di raccontare la musica che la band sta suonando sul palco, è un lavoro oramai molto più affidato ai videomaker. Sì, comunque sì, credo che se le strutture dove si va a suonare sono dotate di un sistema di videoproiezione, diventa abbastanza semplice. Se no, una bella barra LED, un piccolo LED wall. Ma credo che per un club, cioè se un club nuovo che debba fare un allestimento proprio e voglia fare concerti, forse ti risulta più economico organizzarsi con delle barre LED che con un videoproiettore, perché i videoproiettori potenti costano molto. Però insomma, questo poi sono Poi le lampade scadono, hanno cambiato. gestori dei locali, non so. Ok, allora ci interrompiamo qua, nel senso che qua finisce la prima parte della tua chiacchierata. Salutiamo i ragazzi che rimangono all'esterno di Recording Turbo System. Continuiamo con te in compagnia dei nostri allievi. Ciao a tutti. Ciao a tutti da Francesco Nano, ciao. Ciao, ciao.